Sì, siamo molto contente. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e finalmente sono arrivati 3 punti. Insomma, una squadra deve essere squadra in tutte e due le fasi, nella fase di non possesso e in quella di possesso, nel prendersi la responsabilità anche di andare alla conclusione. È vero che adesso stiamo recuperando tanti attaccanti, ma i gol dei difensori, comunque dei centrocampisti, rimangono fondamentali. Sì, la squadra ha avuto veramente un approccio importante alla partita, siamo partite aggredendo le alte, eravamo davvero molto determinate, insomma la squadra aveva fame di punti dopo tante buone prestazioni in campo, credo che abbia disputato una buona partita e meritato appunto i 3 punti. È chiaro che le giovani stanno crescendo tanto. Ma questa crescita io l'avevo già vista anche in altre partite dove purtroppo non erano arrivati i 3 punti, è stata però una crescita importante graduale, e graduale, però insomma anche recuperare le tante ragazze infortunate, i nuovi innesti ci stanno dando una grande mano, insomma è inutile negarlo che abbiamo passato un periodo davvero un po' sfortunato per i tanti problemi fisici e adesso recuperando tutte, credo che la convinzione e la fiducia sale perché la squadra aumenta di qualità. Sì, da qui in avanti ci aspettano 11 finali, oggi era la dodicesima. Niente, non possiamo neanche star tanto a guardare l'avversario, dobbiamo pensare a noi, rispettando naturalmente tutti gli avversari, anche perché in Serie A si incontrano squadre fortissime, che mettono in campo tutto quello che ha messo in campo oggi il Bari, una determinazione, una cattiveria agonistica davvero importante. Noi in ogni partita adesso dobbiamo fare il massimo perché dobbiamo tirarci fuori da quella posizione in classifica e ogni partita andrà affrontata con questo spirito. Grazie intanto, no, è stato bellissimo perché comunque fare la prima vittoria in casa e oltretutto in una giornata come questa in cui siamo riusciti anche in classifica a riagganciare le altre, diciamo, ci dà una spinta in più per affrontare poi tutto il girone di ritorno che alla fine si pensa sia tanto lungo, ma arrivare a maggio ci vuole veramente un secondo. E quindi almeno questa vittoria ci dà la carica giusta per reiniziare il girone di ritorno. E allora, intanto sono rientrate tutte le ragazze che erano fuori per infortunio e che comunque sono tutte giocatrici di un certo peso, e soprattutto lì davanti. Comunque abbiamo rivisto in campo oggi Fabiana, Costi, abbiamo rivisto Stefania, Terenzi. E quindi insieme sicuramente all'ala anche sono tutte ragazze che ci aiuteranno a fare la risalita. E quindi dai, non diciamo niente perché non parliamo troppo che non si sa mai. No, diciamo che nel femminile almeno è sempre un po' così, che comunque il girone di andata è sempre quello in cui le squadre almeno neopromosse fanno un po' più di fatica, devi trovare il ritmo che dalla Serie A alla Serie B è veramente qualcosa di pazzesco, cioè c'è un abisso proprio. E quindi nel girone di andata ti serve un po' anche per rodarti al ritmo e tutto quanto. E ora nel girone di ritorno sta a noi. Sicuramente abbiamo preso più consapevolezze, veniamo da una serie di risultati positivi e questo vuol dire tanto. Sì, sicuramente la prossima trasferta sarà una trasferta impegnativa perché il campo di Tavagnacco è risaputo che è un campo durissimo. Loro sono una squadra tosta, come abbiamo visto anche qui al Mirabello. E quindi ora un attimo ci godiamo questa vittoria, comunque importante, però con la testa già a Udine.